la TEP SRL, che è diciamo, la società che finanzia per la parte delle iniziative dell'associazione Overcourse. Vi diciamo, racconto due piattaforme per i comuni e poi vi racconto anche il nostro rapporto con il Comune di Roma. Allora, per questo ci siamo chiesti come rendere più accessibili e più fruibili i dati dei bilanci degli 8.100 comuni italiani. Per questa ragione l'anno scorso abbiamo preso tutti i bilanci preventivi e consuntivi degli 8.100 comuni italiani degli ultimi 10 anni, dal 2002 al 2012, diciamo, l'abbiamo sistematizzati, rilasciati in formati aperti, sperando in un riuso, e il progetto che ci è stato presentato prima, diciamo, ci inorgoglisce perché è proprio un riuso dei nostri dati, no? Diciamo che la nostra idea che se qualcuno li liberava quei dati, poi il fatto di un altro ne faceva buon uso era diciamo, corretta, e soprattutto volevamo dare uno strumento sia ai cittadini ma anche agli amministratori stessi per capire meglio il bilancio di un comune. È un bilancio, lo si capisce, sia andando a paragonare negli anni lo stesso bilancio, no? Perché evidentemente vedo delle variazioni in determinate voci, e sia andando a paragonare il bilancio di delle città per sapere, per esempio, la spesa pro capite per asili nido del Comune di Roma rispetto a quello di Milano, no? Quant'è piuttosto la spesa per asili nido nelle giunte Veltroni, Alemanno e Marino, come varia? E quindi appunto abbiamo fatto i bilanci diciamo, io ve lo faccio vedere, che se vorrei ma magari infatti no, perché è un calvario quindi ma io no. Però con i bilanci abbiamo creato anche una serie di indicatori che permettono vari confronti, visto che tra le basi dati che abbiamo anche la base dati degli oltre 200.000 amministratori locali in carica dall'85 oggi, nella piattaforma non solo vengono visualizzati i bilanci, i grafici, andamenti eccetera, ma viene sempre riportata la responsabilità politica di quel periodo temporale, cioè chi era il sindaco, chi erano gli assessori, eccetera. Tutta questa roba qui noi la facciamo perché crediamo che una mutilazione di una piattaforma di dati che vi visualizzi in maniera intelligibile ai più per noi non basta, cioè nel senso pubblicare ad esempio una piattaforma orientata come quella che ci ha descritto prima l'assessore è sicuramente meritorio, e ci mancherebbe altro, però secondo noi bisognerebbe fare un passo in più, cioè partire da delle piattaforme come Open Bilanci per innescare dei processi di partecipazione. Il ragionamento qual è? Open Bilanci ti consente di capire diciamo meglio il bilancio? No? Bene, allora sì, potrebbero fare delle azioni
presso delle associazioni, presso le scuole, presso le università, no? Proprio per, come dire, iniziare a far partecipi innanzitutto la cittadinanza di come si forma un bilancio comunale, e evidentemente quindi poi dargli gli strumenti per capire e valutare le scelte politiche che un'amministrazione fa in fase di redazione di bilancio. Un altro strumento che abbiamo realizzato si chiama Open Municipio. Open Municipio viene dall'esperienza di Open Parlamento, che forse qualcuno di conosce, che è una piattaforma a livello nazionale che monitora i lavori di Camera e Senato. Allora, noi con Open Municipio abbiamo fatto un ragionamento simile, volendo aprire il consiglio comunale in maniera il più possibile accessibile agli utenti. Quindi, per esempio, Open Municipio contiene tutti gli atti che passano per commissioni e consiglio, e contiene tutti i singoli voti espressi da ogni consigliere comunale. Quindi che succede? Che questi dati qui, uniti a una piattaforma che consente per esempio a ogni cittadino di monitorare l'attività del consigliere proprio, il cittadino riceverà email degli alert, no? Che lo avvisano di tutto quanto quello che un singolo consigliere sta facendo. Ha presentato questa delibera, ha cofirmato questa mozione, ha votato questa cosa, ha cambiato di gruppo, eccetera. Stessa cosa, visto che il sistema prevede un tagging semantico degli atti e quindi una classificazione per argomenti degli atti, un cittadino può monitorare l'argomento ambiente e poi quindi in maniera ufficiale, la sua casella di riposta, riceverà tutti gli aggiornamenti degli atti che riguardano l'ambiente. Se c'è un atto su, non so, sui rifiuti, seguirò man mano l'iter di quest'atto, dalla sua presentazione alla sua discussione in commissione fino alla votazione finale, anche con degli atti che ti dicono: guardate, tra 4 giorni verrà discusso in consiglio comunale. Allora, per noi questo è vitale, no? Perché quando si parla di crisi della politica, crisi della rappresentanza, è un'amministrazione che si apre alla cittadinanza, no? E crediamo che sia Open Municipio, che Open Bilancio, comunque siano degli strumenti che quantomeno aiutano e favoriscono questo tipo di politiche proprio, sia appunto un passo che magari potrebbe essere utile, come dire, per ricucire i nodi di fiducia che spesso si sono spezzati tra amministrazione e cittadini. Tra parentesi, Open Bilanci, io diciamo che da 3 anni sono anche consigliere comunale all'Aquila, non nascondo che quindi, 2 anni con consiglieri, perché sfido tutti i consiglieri comunali d'Italia, quando è che ti arriva il preventivo 2015 e trovi il 31 maggio, che è un mallo pozzo di carte così, no? A come dire, capire al di là dei singoli capitoli di spesa, no? Varie trattative, però a capire l'impostazione generale di quel bilancio, no? A dire: ok, per la cultura rispetto all'anno scorso, quanto stiamo investendo, più o meno, e se meno, quei soldi, qual è la scelta politica di quei soldi che abbiamo tolto dalla cultura per metterli dove, no? E quindi è ovvio che sarebbe utile. Allora, vi racconto la nostra esperienza con il Comune di Roma.
Noi diciamo che il 28 settembre 2013 stavo aprendo la mia azienda e visto che ho un alert su Google che mi avverte tutte le volte che appare la parola Open Policy su qualche sito, appare un alert della parola Open Policy e per cui clicco e l'alert era su una pagina del Comune di Roma che mi informava che il 26 settembre 2013 il Consiglio Comunale di Roma aveva approvato una mozione all'unanimità, tra l'altro firma anche dell'onorevole Mangia, che impegnava l'amministrazione a utilizzare e ad adottare Open Municipio, no? Una cosa incredibile perché non ne sapevamo niente noi, quindi noi stavamo pensando come andare ad approcciare il Comune di Roma e per una volta la politica è stata utilizzata, cioè di noi, no? Noi contentissimi evidentemente di questa cosa. Quindi prendiamo evidentemente contatto sia dalla presidenza del Consiglio del Consiglio dei Ministri, della presidenza dell'Assemblea Capitolina e con la giunta per, come dire, dar seguito a quella mozione approvata all'unanimità e tentare pure di far adottare come bilanci evidentemente al Comune di Roma e diciamo che dopo quasi un anno e mezzo di contatti di cose ancora non si riesce a giungere a nulla e anzi i segnali non sono affatto positivi. Detto che noi diciamo che per nostra natura siamo abbastanza tenaci, no? Quindi diciamo che non vogliamo, ci piacerebbe che veramente nella città dove lavoriamo e viviamo, no? Si riuscisse a fare un'operazione che non è la mera adozione di due piattaforme web che abbiamo sviluppato noi, no? Di cui sinceramente, no? Non è che non ci cambia assolutamente la vita, però che il Comune di Roma, anche mediante l'adozione di queste due piattaforme, inizi veramente un percorso di condivisione delle informazioni, dei risultati e inneschi percorsi di partecipazione che partendo dalla conoscenza dei dati, no? Inizino anche ad adottare un cambio culturale sia all'interno dell'amministrazione, sia all'interno dell'Assemblea Capitolina, ma sia anche all'interno della cittadinanza e del mondo dell'informazione stessa. Cioè, iniziamo un attimo, no, a, come dire, togliere il mezzo, no, le polemiche da talk show e invece iniziare a ragionare, no? E quindi a fare delle politiche basandosi su dei dati e istruendo anche la popolazione a questo tipo di cultura. Sì, sinceramente quello che veramente ci piacerebbe è che, visto che queste cose le riusciamo a fare in altri comuni in Italia e anche all'estero, no? Come dire, ci dispiacerebbe non riuscirlo a fare nel comune dove lavoriamo e viviamo. Quindi questo l'invito, io ve lo vorrei tanto far vedere, ma non mi è possibile. Grazie. 15 ci sono delle nuove norme di classificazione dei bilanci che li riclassificano come missioni e fondamentalmente il lavoro che stiamo facendo su Open Bilanci proprio in questo periodo è tentare di paragonare i bilanci.
i bilanci che attualmente abbiamo, che usano un sistema di classificazione, col nuovo sistema di classificazione, per non perderci poi il paragone storico con il fronte storico, no? Con i dati. Quindi diciamo che la fonte di quei dati è il Ministero degli Interni, sono i certificati di bilancio che ogni comune per legge deve dare al Ministero.